Cecilia e Ignazio vanno a Temptation Island, il gossip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuova avventura insieme? La seconda edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa da poco. I VIP sono tornati alle loro vite di sempre e possono ora godersi il grande successo avuto dal programma. Due dei personaggi che sono stati tra i protagonisti sono certamente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La loro storia d'amore, nata tra le mura del GF VIP, è più solida che mai. I più scettici avevano pensato fosse un fuoco di paglia e che il rapporto sarebbe durato ben poco. Invece i due sono molto affiatati, partecipano alle serate in discoteca insieme e immortalano via social i loro continui spostamenti in giro per l'Italia. Cecilia è inoltre spesso ospite della tenuta Moser, in Trentino, dove è stata anche vittima di uno scherzo organizzato da Ignazio, coadiuvato dalle Iene. Detta della loro vita sentimentale, in queste ultime settimane circola una clamorosa indiscrezione, che vedrebbe la neocoppia pronta per partecipare ad un nuovo reality. Ignazio e Cecilia, stando alle parole del web, sarebbero stati scelti come partecipanti della prima edizione di Temptation Island VIP. Il format, normalmente dedicato a coppie non famose, dovrebbe compiere il medesimo percorso del Grande Fratello e dunque riguardare alcune coppie famose della televisione italiana. Temptation Island VIP, quando si farà? Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, tempo fa Maria De Filippi aveva parlato della probabile nascita di questo nuovo format. Le riprese dovrebbero incominciare dopo la fine di Temptation Island Classico, con la stessa location, senza però la presenza della storica voce narrante, ovvero Filippo Bisciglia. Possiamo affermare con certezza che questo format piace, è molto atteso dal pubblico italiano e inserire in questo contesto i VIP sarebbe una bella scommessa. Moser Rodriguez, il loro amore messo alla prova. Certamente, la ipotetica partecipazione al programma sarebbe un banco di prova per la coppia. In più di un'occasione, relazioni saldissime si sono interrotte, dunque resistere alle tentazioni non è impresa da poco. Vedremo se Cecilia ed Ignazio, se tutto fosse confermato, saranno in grado di mantenere intatto il loro amore.